Allora inizierei subito. I primi due interventi sono sul tema dello studio, che naturalmente in una scuola è un tema decisivo. E secondo me sono molto significativi perché sottolineano, testimoniano la possibilità dello studio come qualcosa di interessante per sé. Uno sguardo di simpatia sugli autori, un riscoprire se stessi negli autori che fa diventare lo studio un'avventura della conoscenza, di sé e della realtà. Sottolineo questo, sono solo degli interventi esemplificativi, ne abbiamo scelti alcuni che esprimono sinteticamente quello che hanno detto tutti. Allora io lascerei subito la parola a Mariani e la Emma. Quest'anno scolastico è stato molto interessante. Io sono Francesco Mariani. E faccio la quinta scientifico e vengo da Fossombrone, per questo ho portato la maglia. E va bene. Quest'anno scolastico è stato molto interessante perché la fatica dello studio che ho dovuto affrontare mi ha messo di fronte ad una domanda urgente: perché devo studiare? Mi sono reso conto che senza trovare risposta a questa provocazione non sarei riuscito a studiare con serenità, perché avrei visto ogni cosa come un obbligo a cui rispondere in maniera meccanica. Da questa domanda è emerso con forza il mio desiderio di essere felice. Ho iniziato perciò a cercare una risposta all'esigenza che stavo provando, a guardare ogni argomento di studio come un'opportunità per capire dove si nascondesse quella possibilità di sentirmi libero anche di fronte alla fatica. Italiano è sempre stata la materia che meno ho apprezzato, già a partire dal primo anno delle elementari. Anche durante quest'anno ho fatto difficoltà a studiare i vari autori perché non vedevo alcuna mia corrispondenza con loro. Li consideravo tutti un po' pieni di sé, egocentrici. Iniziando a studiare questa materia con il tentativo di trovare in essa qualcosa che mi affascinasse, mi sono accorto, forse per la prima volta, del mio interesse verso un autore che non è neanche tra i più conosciuti, ovvero Corazzini. In una poesia, egli mostra appieno la sua umiltà e ribadisce più volte di non essere un poeta e di aver scritto tale poesia solo per condividere con i lettori la propria sofferenza dovuta a una malattia. Corazzini ha suscitato in me subito una simpatia, perché non lo vedevo più con l'etichetta dell'autore egocentrico, ma solamente come una persona che, come me, ha il desiderio di essere felice, desiderio a cui cerca di rispondere con la poesia. Ho colto che trovando il punto in comune tra me e ciò che studio, posso sentirmi libero di studiare, non obbligato, perché l'oggetto dello studio non è più qualcosa di astratto, ma una risposta alle mie esigenze. Allora, io sono Emma Giunta e faccio la prima liceo classico. E, durante questo anno scolastico mi sono affezionata in maniera particolare alla letteratura in generale, spaziando dagli autori dell'autunno del Medioevo italiani agli antichi greci e latini fino ad arrivare a Shakespeare. Mi ha colpito il modo in cui uomini vissuti anni ed anni fa abbiano saputo comunicare stati d'animo ed emozioni che ora io sento così vicini. Penso ad esempio all'Ulisse dantesco e alla sua necessità di conoscenza, un vero e proprio bisogno di spingersi oltre i limiti e i confini convenzionali per contemplare il mondo e l'esistenza nella loro interezza. Un desiderio che sento nel mio cuore in questo momento più forte che mai, data la mia giovane età. Soprattutto però, questa disciplina, con la possibilità che ci offre di interpretare in chiave personale ogni testo letto, mi ha aiutato a tirar fuori aspetti del mio stesso carattere che prima ignoravo, quindi a conoscere meglio me stessa. Questa lezione di valore inestimabile è probabilmente il più grande traguardo che mi porto a casa da quest'anno scolastico, che mi ripaga abbondantemente di tutte le fatiche spese. Secondo gruppo di testimonianze,
toccano un altro tema che forse è quello più decisivo, il tema dell'amicizia. Si percepiva come il tema dell'amicizia sia un tema che è decisivo per ogni uomo, alla loro età diventa proprio una cosa fondamentale. Allora dopo magari se ci aiuti anche a capire cosa vuol dire vivere un'amicizia grande, perché da questi contributi emergeva questa domanda. Secondo me le due testimonianze iniziano a rispondere a questa domanda. Cosa vuol dire un'amicizia grande? La seconda media è stata in gita a Siena, Santa Caterina diceva non chiedete le cose piccole, Dio le vuole grandi. Cosa vuol dire chiedere una cosa grande nell'amicizia? Ecco, un'amicizia che lanci nella vita e non sia una consolazione psicologica di fronte ai problemi. Secondo me questi due interventi esprimono questo bisogno e testimoniano un inizio di risposta. Ecco. Allora chi erano? Giovagnoli e poi Laguzzi, sì. Salve a tutti, sono Davide Giovagnoli, faccio la quarta scientifico. Quest'anno è stato forse il più intenso e carico di esperienze della mia carriera di studente. È stato un anno in cui ho avuto la possibilità di studiare le materie che più mi piacciono e farmi un'idea sulla mia scelta universitaria. Grazie alle lezioni e alle gite ho approfondito i rapporti con i professori che mi hanno dato una maggiore confidenza e uno stimolo nello studiare. Quest'anno abbiamo dedicato anche molto tempo all'esperienza scuola-lavoro, che per me è stato un successo. Mi sono messo in gioco e ho scoperto qualità che non pensavo di avere. Sono riuscito a sviluppare una positività, un'organizzazione che mi serviranno sempre nella vita. Mi è stata fornita inoltre l'occasione di andare in gita con le medie, è stata una bellissima esperienza perché all'inizio conoscevo solo i professori, ma poi sono riuscito a legare con i ragazzi di terza media. Però forse il più grande passo che mi ha fatto crescere quest'anno è stata la maturazione dell'idea di studio come qualcosa di fondamentale per me. Grazie all'aiuto dei miei amici, soprattutto dei ragazzi di quinta, mentre studiavamo assieme, ho riconosciuto il vero valore dello studio, che mi ha facilitato il lavoro scolastico. Legando con il gruppo della squadra di matematica, ho trovato amici con i miei stessi interessi e sogni che mi hanno stimolato ad approfondire ciò che mi piace. Io sono Matilde, faccio la terza liceo classico. Per me il quinto è stato un anno molto bello. Sono molto contenta del rapporto nato con i miei compagni di classe, con i quali ho riscoperto un'amicizia anche semplicemente a partire dal bisogno di studiare insieme in vista dell'esame. Ho potuto riscoprire molte persone e la classe è diventata un posto in cui avevo la possibilità di essere interamente me stessa. In questo ci hanno certamente aiutato i prof. Con loro, infatti, è nato un dialogo sempre più sincero, dove mi sono sentita libera di dire le problematiche o le cose belle viste durante l'anno. E quando è sorta qualche incomprensione, emergeva in ogni caso il desiderio di capirsi a vicenda e migliorarsi. Infine, è stato bello anche per lo studio affrontato. Dovendo preparare la tesina per l'esame, mi è stato chiesto di dare anche un giudizio su quanto studiato, facendomi capire che lo studio può avere qualcosa a che fare con me. In questo certamente mi hanno aiutato molto i prof. Poi adesso ascoltiamo Del Gatto, io non lo commento perché è molto ricco, quindi ci sono tanti temi dentro, prego. Buonasera a tutti, io sono Alessandro Del Gatto e frequento il secondo liceo classico. Spesso i giorni, i mesi, gli anni passano senza accorgersene e senza lasciare nulla nel cuore. È un qualcosa che è capitato anche a me, ma non quest'anno. Mi sono accorto, pur non sapendo il perché, di essere cambiato molto. Penso, in particolare, al modo di rapportarsi con gli altri, non solo a scuola, con i professori e durante incontri in classe o in aula magna, ma anche fuori. Adesso sono felice di passare oltre mattinata intera a scuola, anche pomeriggi o sabati sera con loro. E poi, mentre in altri anni mi dava fastidio, sono stato contentissimo di partecipare ad attività della scuola. Penso, per esempio, alla mostra Migranti, la sfida dell'incontro, o alle gare di atletica in occasione dei campionati studenteschi. Comunque, l'evento che più mi ha dato e per il quale ho dato di più, ritengo sia stato proprio la mostra sui migranti. All'inizio pensavo solamente che sarebbe stata un'altra cosa da fare o per cui studiare, invece non è stato così.
Il percorso di preparazione della mostra è stato per me infatti un crescendo. Mi appassionavano sempre di più gli incontri con persone che avevano una storia da raccontare e la contagiosa passione che ci mettevano. Anche io volevo essere partecipe del loro entusiasmo, e così è stato. Ho iniziato a porre domande o a rispondere ad altre e, come diceva il mio professore di religione, rivolgendosi agli alunni, mi sono un po' svegliato. E questa nuova passione io l'ho messa ancora di più e più che potevo quando erano finalmente arrivate le 2 settimane della presentazione della mostra a Pesaro. Parlavo in modo spigliato con i visitatori e interagivo con loro. Ero contento che fossero attenti e interessati a ciò che dicevo e ancora di più di aver qualcosa da raccontare. Devo dire quindi che è stato davvero un bell'anno scolastico in cui mi sono aperto, ho guardato in modo diverso me stesso e gli altri e ho vissuto a pieno ciò che mi capitava tutti i giorni. Dico l'ultima cosa. All'inizio il tema a cui si era pensato per questo incontro era la libertà. Poi ci fu una proposta, e secondo me molto intelligente, e fu detto: perché non poniamo invece un'altra domanda? Che cosa è accaduto quest'anno? E da questi contributi dei ragazzi, è stato intelligente, dico per questo motivo qua, perché dai contributi dei ragazzi sono emerse delle esperienze di libertà, cioè delle esperienze di pienezza di vita. Quindi abbiamo visto che cos'è la libertà in atto. Allora di questo intervento di Del Gatto mi colpiva questo entusiasmo crescente nell'aderire a una proposta. Allora io ti volevo domandare se ci aiuti a capire anche che cosa vuol dire essere liberi, perché siamo in un mondo che ci insegna che la libertà vuol dire autonomia, indipendenza. Invece dall'esperienza reale la pienezza di vita nasce da un sì a una proposta. Come un fiorire da una vita in un luogo e da un abbandonarsi a un luogo, ecco. Quindi è come se l'esperienza dicesse un'idea di libertà molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. In gita abbiamo fatto anche lì un'esperienza di pienezza di vita, e lì mi sono accorto di questo, che la libertà nasce solo se c'è una proposta di significato, anche la libertà di dire no. Se non c'è una proposta non c'è neanche la libertà di dire no, cioè non c'è neanche il libero arbitrio, cioè la possibilità di scelta. E allora se ci aiuti un po' a capire queste cose. Professoressa. Ascoltiamo prima le professoresse. Buonasera a tutti, sono Alice Rossi, insegno lettere al biennio, vengo anch'io a leggere il mio intervento. Allora, ripercorrendo col pensiero il cammino compiuto quest'anno, vengo colpita dall'impressione che la cifra legante la maggior parte delle esperienze vissute sia stata una sollecitazione e una ponderazione costante del valore della libertà, declinato specialmente nel delicato e ripetibile contesto del rapporto educativo. Siamo consapevoli che l'attuale società della complessità ponga sul tavolo questioni sempre più difficili e articolate, in merito alle quali si demanda in gran parte alla scuola il compito di intercettare i giovani in maniera adeguata e aggiornata. Di qui certamente l'urgenza di una proposta educativa che scommetta sul bene e che si fondi sull'augurio e la speranza che da essa possano svilupparsi persone mature e consapevoli. Tuttavia, quello che costituisce la risposta dei ragazzi agli stimoli e alle provocazioni formative di volta in volta indotte è sempre un mistero, in quanto proprio in essa agisce quella libertà che è cammino di ciascuno verso il proprio destino di compimento e che l'educatore, lungi dal voler indirizzare, deve poter concedere con fiducia. Non sempre, infatti, anche quest'anno tutte le attività didattiche hanno ottenuto le reazioni attese, ma ciò che ho imparato ad apprezzare è stato quanta meraviglia e bellezza abbiano prodotto i momenti su cui l'esercizio autentico di tale libertà di risposta ha invece consentito di tracciare nei ragazzi un segno significativo per la costruzione delle loro persone. Solo per citare un esempio, un'esperienza per me indimenticabile in questo senso è stata quella vissuta con la classe seconda in occasione della gara di lettura organizzata alla Biblioteca San Giovanni, in seno alla quale gli studenti, guidati dalla professoressa Ugolini, loro docente di italiano, si sono aggiudicati per la seconda volta consecutiva il primo posto, al termine di 6 sfide
che hanno coinvolto circa 40 classi di diversi istituti superiori. Indubbiamente è stata una proposta avanzata in virtù del pregevole valore didattico, in quanto finalizzata alla diffusione dell'abilità della lettura tra i giovani. Tuttavia, quello che ne è scaturito e al quale ho potuto assistere come accompagnatrice e supporter è stata un'avventura unica. Gara dopo gara, i ragazzi si sono compattati, mettendo in campo ciascuno il proprio talento e contributo. È stata per me una gioia poter esultare con loro e condividere un entusiasmo sempre più incontenibile ad ogni proclamazione. Insomma, una scommessa vinta e un'esperienza di cui conserveranno memoria di successo e di valori positivi. Tutto ciò in conclusione vale, a mio avviso, a dimostrazione di come, su qualsiasi proposta formativa, giochi un ruolo fondamentale l'affettività, da intendere come tendenza spontanea a ricondurre quanto vissuto a emozioni significative per l'interiorità dei ragazzi stessi e che solo la libertà di vivere un'esperienza di bellezza può suscitare nel modo più autentico. Allora, una tendenza spontanea a ricondurre quanto vissuto a emozioni significative per l'interiorità dei ragazzi stessi e che solo la libertà di vivere un'esperienza di bellezza può suscitare in modo autentico. Grazie. Buonasera, io sono la docente di inglese, come è stato anticipato, e vi racconto in modo molto semplice. Anche per me ricevere questa domanda, innanzitutto sono molto grata di aver dovuto rispondere e di aver sentito anche i ragazzi rispondere in realtà. E, è stato difficile perché in quest'anno sono successe tantissime cose, però mi sembra di in tutto quest'anno aver capito un pochino di più cosa vuol dire, cos'è la scuola, nel senso un luogo che per me appunto era il primo anno che io insegno qua, quindi è stato un luogo all'inizio estraneo in cui erano tutti da conoscere, i colleghi e i ragazzi entrando in classe, tutte facce nuove all'inizio, no? Però pian piano un luogo estraneo è diventato un luogo in cui è nata un'affezione per tutti quei volti che tutto quest'anno mi hanno accompagnato lungo il cammino, e penso a tutti quelli che lavorano con me e ai ragazzi soprattutto. Perché dico questo? Perché è come se veramente i ragazzi sono stati per me un regalo quotidiano quest'anno, e trovare loro mi le rilanciava ogni giorno al desiderio che io ho, cioè a desiderare di più, a voler fare ancora più bene quello che faccio, perciò il mio lavoro, e a cercare cose grandi per me da poter poi condividere con loro. E diciamo che questo regalo quotidiano nel guardare loro entrando in classe è stato poi anche un dare più senso a quella che è la mia passione, perciò l'inglese o comunque anche proprio l'insegnamento. E spesso infatti è stata interessante questa cosa, che posso dire è stato quasi come un seguire loro, perciò uno ha un'idea in testa, si fa un programma, ma a volte è stato proprio anche un cambiare il programma, perché in base a quello che nasceva in classe, ho in mente per esempio una cosa successa in terza, che abbiamo fatto un lavoro su Amleto, si sente poco? Ok, scusate, avete ragione. E abbiamo fatto un lavoro su Amleto, sul soliloquio che conoscete penso tutti, essere o non essere, ed è stato bellissimo vedere come chiedere ai ragazzi di fare un lavoro di fronte al testo e portare un qualcosa che per loro, tra analogia insomma contrasto, vedessero in quel testo, sono venute fuori tantissime cose che mi hanno colpito proprio per la pertinenza ma anche l'originalità. Sono venute fuori canzoni di tutti i tipi, diciamo, dal rap, rock, insomma vari tipi di canzoni, oppure fotografie, quadri, perfino libri o serie TV, ed è stato proprio bello vedere come possano portare, come loro mi abbiano aiutato a capire ancora di più una cosa che avevo già studiato tante volte, avevo già visto tante volte, no? Quindi come una ricchezza continua che mi ha fatto capire che davvero la scuola non è un luogo solo di rapporti formali, ma è un luogo proprio in cui si cresce vicendevolmente, cioè non c'è un ruolo del docente che insegna, ma anch'io ricevo tantissimo. E perciò in ultimo è come se in tutto quest'anno avessi visto davvero che la scuola è un'esplosione di vita, cioè un'occasione in cui ogni giorno uno, se lo desidera e desidera crescere, ha questo desiderio, può entrare lì e uscire cambiato, perché ho aggiunto un tassellino. Questo è quello che mi succedeva la maggior parte delle giornate, che mi auguro succeda ancora, e lo auguro tantissimo anche ai miei ragazzi più che altro.
Allora, io innanzitutto mi scuso per questo ritardo dovuto al fatto che abbiamo trovato una fila praticamente ininterrotta da Bologna qui. Mi spiace tanto, insomma, non aver potuto prendere parte alla prima parte di questa giornata. E allora io dirò poche cose. La prima è questa: volevamo discutere della libertà, ma abbiamo preferito chiederci cosa è accaduto quest'anno. Ecco, quello che si vede ascoltando quello che ho ascoltato fino adesso, cioè i ragazzi e i professori, è che qualcosa è accaduto. Cioè, sicuramente quest'anno è accaduto qualcosa in questa scuola. E questo lo si vede da come chi è intervenuto, i ragazzi e gli insegnanti, hanno raccontato di un cambiamento. Il fatto che succeda qualcosa non è che noi ci convinciamo del fatto che una cosa succede. Il fatto che succeda qualcosa si vede perché produce un cambiamento. Produce un cambiamento in chi c'è. L'esistenza di una certa particella o l'esistenza di certi livelli di energia che non sono neanche rilevabili agli occhi o con i sensi normali, da cosa gli scienziati riescono a desumerla? Da come quella particella, quell'elettrone, quel